Se anche voi avete un cane morbecchioso come questo e non lo sopportate più, beh allora questo è il video che fa per voi. Per prima cosa vi servono gli strumenti giusti. Vi servirà un gioco come questa treccia in pile qui e un guinzaglio come questo. Ma come, metti il guinzaglio in casa? Sì amici, lo so che può sembrare strano, ma invece vi rivoluzionerà la vita. Infatti molto spesso noi siamo a fare altro e il cucciolo è in giro per la casa a mangiucchiare qualsiasi cosa lui trova. La carta igienica magari, di cui i cuccioli sono molto ghiotti, non è vero? O magari qualche vostro vestito, il che non è molto simpatico. Passando magari per la camera da letto ci accorgiamo di quello che sta facendo e lo sgrediamo togliendogli il vestito, per esempio. Beh, vi assicuro che non serve a niente, perché in realtà erano già 2 minuti che lui masticava il vostro vestito e quindi l'attività lo ha già ricompensato da sé. E vi assicuro che non capirà perché siete così arrabbiati con lui. Infatti è nell'esatto istante che tenta di prendere il vestito che va corretto. Solo in questo modo infatti capirà che è l'azione di prendere il vostro vestito che è quella sbagliata. E qui vi viene in aiuto il guinzaglio, che vi permetterà di avere un giusto tempismo. Quindi mi raccomando, sorvegliatelo 24/7 tenendolo con voi nella vostra stanza, in modo che gli possiate dare sempre un occhio. Anche per il fatto che morda le vostre mani è essenziale il guinzaglio, per avere allo stesso modo un giusto tempismo, che è fondamentale per permettere al cucciolo di capire cosa ha sbagliato. Ora, la verità è che molto spesso le persone provocano il cucciolo nel mordergli le mani senza nemmeno accorgersene probabilmente e poi finiscono per rimproverarlo, il che non è il massimo della coerenza. È come se ti raccontassi una barzelletta e poi mi arrabbiassi con te perché ti sei messo a ridere. Qui assicuriamoci che anche tu non faccia questi errori, quindi assicurati di guardare il video fino alla fine. In primo luogo devi sapere che i cuccioli tendono a sentirsi più boss quando si trovano alla tua altezza e quindi provano a sfidarti con più sicurezza quando sono elevati. È normale, infatti il gioco di mordersi è un gioco sociale che stabilisce i legami e la gerarchia del rapporto. Quindi ti sfida con più convinzione perché il fatto di sentirsi al tuo livello lo fa sentire figo. Ti consiglio quindi di evitare di metterlo sul divano se noti che è proprio lì che più spesso comincia ad agitarsi mordendoti le mani. Lo so che vorresti avere un cucciolo che dorme con te sulle tue gambe sul divano, lo avrai probabilmente, ma magari quando diventerà un po' più adulto avrete già formato un rapporto insieme. Per lo stesso motivo di prima è bene evitare di mettersi per terra con il cucciolo, specialmente se si trova in questa posizione qui. Perché lì è spesso dove il cucciolo si mette in una posizione di vulnerabilità per istigarvi a giocare. Un altro motivo è che spesso il cucciolo inizia a mordere perché è annoiato ed ha tanta energia in eccesso che inizia a sfogare proponendoti questo tipo di gioco. Beh, in realtà se vuoi improntare una relazione sul rispetto e sulla fiducia reciproca, devi essere tu a soddisfare i suoi bisogni mettendolo in una condizione in cui può aver successo. Questo ti farà apparire ai suoi occhi come la persona che si occupa di tutti i suoi bisogni, grazie alla quale avviene il divertimento, lo svago e dunque vi permetterà di formare una relazione soddisfacente. Se invece attenderai che sia sempre lui a richiederti di giocare o richiederti qualsiasi altra cosa, allora avrai un cane che per il resto della sua vita vivrà in un continuo stato di frustrazione e di ansia, perché non ha quella persona che si prende cura di lui. Quindi ricordati di non aspettare di vederlo agitato per cominciare a giocare con lui, piuttosto può esserti utile segnarti una routine su un foglietto in cui troverai dei micro spazi durante la giornata da dedicare solo a lui e che vengano sempre di tua iniziativa. Vedrai che in questo modo potrai godere di un cane calmo e rilassato per tutta la sua vita. Un altro sbaglio che molti commettono è quello di accarezzare il cucciolo in modo super eccitato. Infatti questo è quello che lo stimola ad entrare in quella modalità di gioco pazzo, perché attraverso quei colpetti sul corpo e quell'energia super eccitata gli state comunicando che volete sfidarlo e quindi giocare al mordersi. Inoltre la maggior parte delle persone si fanno mettere le mani in bocca magari per 2 minuti per giocare e poi si arrabbiano con il cucciolo quando sentono dolore. Beh, in questo modo devo dirvi la verità che non siete per niente coerenti e chiari con il vostro cucciolo, perché se non volete che vi morda le mani, beh, non dovete permetterglielo mai, nemmeno per 30 secondi, ma nemmeno per un secondo.
Se invece gli permettete di farlo e poi improvvisamente dal nulla vi arrabbiate, il vostro cucciolo però non capirà nulla e non, non gli permetterete quindi di capire cosa volete da lui, ovvero qual è il limite che gli state imponendo. Ok, ho detto di non giocare a farsi mordere dal cucciolo, ma allora qual è il modo giusto di giocare? Beh, utilizzate sempre un gioco per giocare con lui, come questa treccia in pile, che è abbastanza morbida per i suoi dentini ed è anche elastica in modo tale da non dare contraccolpi durante il tira e molla. Invece, se gli insegnerete che il vostro gioco sono le vostre mani, beh, lui semplicemente imparerà che quello è il modo di giocare che gli avete proposto e quindi lo farà per tutta la vita, magari anche ogni volta che vede muovere le vostre mani. E quindi non è proprio simpatico e giusto nei suoi confronti. Quindi invece prendete la treccia e la muovete per terra. Quando l'avrà afferrata, cominciate a muoverla da destra a sinistra. Cili, dai dai, su. Ok, rendetelo interessato. Non permettete di prendergliela subito. Brava. Ok. Quando l'ha afferrata, cominciate a muoverla da destra a sinistra in questo modo. Il gioco è quello di vincere la risorsa e sarete voi a vincere questa risorsa all'incirca, diciamo, 9 volte su 10. Quando volete invece finire il gioco, basterà fermare la treccia e prima o poi il cane la lascerà. Continua un po' a mordere. Brava! Ok, fine del gioco. Potete anche associare una parola alla fine del gioco, come ad esempio basta, ma l'importante è comunque mantenere uno stato di calma in modo tale che effettivamente poi faccia questo, cioè si sieda. E potete anche ricominciare il gioco con la vostra parola di sblocco, per esempio l'ok. Ok. Ok. Ora, attraverso questi semplici consigli, se li rispetterete in modo coerente, il vostro cucciolo non proverà nemmeno a mordervi le mani. Ma siccome non si riesce mai ad essere impeccabili su tutti gli aspetti, immagino che nella fase iniziale ogni tanto capiterà di non rispettare uno di questi 5 consigli. Allora voglio darvi però l'abilità di correggerlo in modo giusto e calmo se dovesse avvenire che vi morda. Ricordati però che correggere un cane ha senso se poi si è al 100% coerenti con la regola imposta. Quindi in generale tieni questa linea guida. Puoi correggerlo una volta su 10. Se finisci per correggerlo troppo spesso, probabilmente lo stai mettendo in una condizione per cui non può aver successo. E quindi assicurati di seguire però i consigli sempre che ti ho dato sopra per farli avere quanto più successo possibile. Quindi quello che farete è che nell'esatto istante in cui dovesse mordere la vostra mano, tutto ciò che farete è appaiare la vostra correzione verbale, per esempio no, oppure ah, oppure sh, con un po' di pressione sul guinzaglio in modo tale da toglierlo immediatamente dalle vostre mani. Quello che succederà probabilmente la prima volta, se ormai ha imparato a mordervi le mani, è che semplicemente rimarrà sorpreso, come a dire ah no, non vuoi che lo faccio? E lì a quel punto però per fargli capire cosa fare userete il vostro gioco, la treccia, insegnandogli qual è lo strumento adatto, quindi giocando con lui al tira e molla. Attenzione che qui la linea è molto sottile, cioè non vogliamo scambiare le nostre mani con il gioco, altrimenti così facendo finirete semplicemente per ricompensarlo del fatto che vi ha morso le mani, proponendogli anche il suo gioco. Volete invece chiaramente correggere l'atto di mordere le mani attraverso la correzione verbale unita a un po' di pressione sul guinzaglio e solo quando si trova in uno stato di calma premiarlo per il fatto di aver deciso di non mangiarvi le mani. Alla fine del tira e molla, dopo aver deciso quando il gioco è iniziato, deciderete voi anche quando smettere e posizionerete il gioco in un posto dove non lo abbia a sua disposizione.
Infine, un modo molto utile che ci aiuta ad essere sempre coerenti e calmi con il cucciolo è quello di usare il kennel. Beh, non è assolutamente nulla di crudele se usato però nel modo corretto. Infatti vi aiuta in quei momenti in cui voi siete impegnati a fare altro. Vi facevo infatti l'esempio prima del cane che mordeva il vostro vestito e non potete quindi sorvegliare il cucciolo e dunque controllare e correggerlo con il giusto tempismo se sta mangiando qualcosa. Siccome è praticamente impossibile tenerlo d'occhio 24 ore su 24 costantemente, allora è lì che viene in aiuto il kennel, che è un modo sicuro per tenerlo protetto e stabilire con lui una relazione di successo. Per sapere come utilizzarlo, guarda il video suggerito qui sopra. Bene, spero di averti aiutato e se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al canale. Per noi è molto importante per aiutare sempre più persone come te a diventare delle guide sicure, calme e coerenti, perché guidare è amare.